Salve a tutti ragazzi e benvenuti dopo non so quanti anni su un nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ovvero il secondo che per molti è anche il migliore, però poi le mie considerazioni le vedremo con il proseguire del Wolfru. Di sicuro questo gioco non l'ho portato assolutamente perché hanno annunciato il nuovo titolo della serie, no. Non sono così puerile, ragazzi, è stata una scelta del tutto casuale. No, in realtà ci ho messo così tanto, un po' perché avevo altri giochi da fare e soprattutto per la questione dell'emulatore. Purtroppo questo è un gioco che su emulatore può presentare diversi problemi grafici. Sono riuscito a risolverli in gran parte, poi ovviamente non può essere una emulazione 100% fedele all'originale per PS2, però ne guadagniamo in risoluzione, effetti grafici, quindi tanto meglio. Come sempre iniziamo con l'avventura del drago e poi andremo anche a vedere tutte le altre modalità, anche se qui mi sa che ci metteremo un bel po'. Long ago, seven magic dragon balls were forged that when gathered together would summon a dragon to grant a wish. This is the story of those whose lives were touched by the Dragon Balls. Hey, DJ! Ayla. I was starting to get bored. What do you say? Should we have some adventures in the world of Dragon Ball Z? My friends and I have plenty of experience with intense fighting. Well then, choose a scenario. Allora, io mi ricordo troppo quel dialogo. My friends and I have plenty experience when it comes to fighting. Semplicemente perché ogni volta che accederemo all'avventura dovremo sentire quel dialogo, premendo velocemente X. No, non ho perso nessuna staffa, fammi parlare. Adesso mi fa il tutorial su come scegliere gli eventi. Ce ne sono tre. Non è che ce ne sono così tanti. Ma non lo so, iniziamo dalla prima serie? No, ovviamente. Lo sappiamo tutti che il primo capitolo di Dragon Ball comincia con Radish che arriva sulla Terra, tutto il resto è superfluo. Ovviamente scegliamo il livello più difficile e cominciamo. Time and again, Goku and his friends have successfully defended the Earth from powerful villains. But now, an evil alien menace has descended upon Earth, the Saiyans. The first to arrive was Raditz, Goku's older brother. And following close behind was Vegeta, soon to become Goku's fiercest rival. The countdown to the Day of Destiny has begun. Mi sono dimenticato della più grossa aggiunta che ci concede l'emulatore, ovvero il widescreen in 16 noni. Questo è di sicuro ciò che mi spinge a usare l'emulatore piuttosto che sfruttare la vecchia PS2, che è ancora viva in realtà, quindi non voglio ancora darla per morta. Io tra l'altro sto andando avanti così. Abbiamo trovato già la prima sfera del drago. Sfera stellare 7, c'è Mr. Satan. Sì, Mr. Satan era ancora vivo nella saga dei Saiyan, esisteva già. Sono equipaggi degli oggetti Z, anche se vinci una battaglia non guadagnerai esperienza. Grazie Mr. Satan, tu sì che mi aiuterai a battere il gioco. Comunque questa è la modalità più apprezzata di Budokai Tenkaichi 2, la modalità storia in cui possiamo girovagare per il mondo del drago. Ed è ciò che molti criticano a Tenkaichi 3, ovvero l'assenza di questa mappa. Però ragazzi, parliamoci chiaro, in realtà la maggior parte delle volte noi da questa mappa dovremo andare quasi subito al combattimento della storia. Quindi in realtà è una mappa apparente, diciamo così. Soltanto poche volte potremo sbloccare personaggi, eventi particolari andando nei vari puntini gialli che sono i luoghi secondari. E tra l'altro io per
questo primo video andrò in tutti i puntini gialli, poi però cercherò di capire quando posso evitare e passare dritto al combattimento della storia, perché così veramente durerebbe all'infinito questo Wolfgang. No, posso già combattere, mi ero dimenticato di... Però non ho equipaggiato Junior, maledizione. Allora, andiamo su Evoluzione Z, vediamo io cosa ho. Ok, mi danno già gli oggetti di base. Dai, finisco un attimo la personalizzazione. Ok ragazzi, ho finito, adesso spiego un attimo come funziona la personalizzazione. Questi sono i potara di tipo capacità, se non mi sbaglio, e potenziano semplicemente le statistiche. Noi possiamo scegliere fra 8 statistiche. Ogni personaggio ha 1, 2, 3, 4, 5, 7 slot, quindi tecnicamente potremmo potenziare solo 7 statistiche alla volta, ma in pratica sono 6, perché tutti i personaggi non hanno tutti gli slot sbloccati, quindi uno degli slot disponibili dobbiamo usarlo per mettere questo oggetto, slot di equipaggiamento più 2 in questo caso, per permetterci di usufruire degli ultimi slot, quindi sono 6 le statistiche che possiamo potenziare per ogni personaggio. Io di base lascio sempre da parte la velocità, perché in realtà non ho mai visto un incremento di velocità nei personaggi, forse non ci ho mai fatto troppo caso, il colpo 1 che non serve a nulla potenziarlo. Poi questi sono gli oggetti... No, non volevo fare questo. Questi sono gli oggetti di tipo capacità, adesso non ne ho nessuno, ma possono darci delle abilità particolari, quindi non sono un semplice aumento delle statistiche, ma ci sono alcuni oggetti di tipo capacità che potenziano le statistiche magari più di una alla volta, quindi potrebbero essere utili, ma a differenza del tipo capacità non possono ricevere esperienza, quindi rimarranno sempre allo stesso livello, non possono darci statistiche in più. Invece per esempio tutti questi oggetti che mi danno più uno col passare delle battaglie, con l'aumentare dell'esperienza, arriveranno anche a più 2, più 3, se non mi sbaglio il massimo è più 19, quindi per certi versi sono più utili. E come devo fare per... Ah giusto, ma io mi dimentico che su PS2 indietro si tornava con triangolo. Beh, direi di aver spiegato tutto, possiamo cominciare col primo combattimento. Bene sì ragazzi, il primo combattimento del gioco, meglio della saga di Saiyan, non è contro Radish ovviamente, ma è contro Jackie Chan, addirittura non è manco il... genio delle tartarughe vestito normale. Allora, a livello di gameplay i miglioramenti dal primo Tenkaichi sono innumerevoli ragazzi. Io probabilmente non riuscirei a spiegarveli tutti in un solo video, ma forse neanche in due. Primo maledizione, qui non è come Tenkaichi 3, si possono parare gli impeti. Primo cambiamento ragazzi sostanziale secondo me riguarda la combo di 5 colpi. In Tenkaichi 1 facendo i 5 colpi il nostro avversario cadeva per terra, qui invece possiamo proseguire premendo X e hanno aggiunto molte più combo con triangolo. Oh, sono riuscito a schivare. Poi a livello di movimento è tutto molto più fluido, molto più preciso. Insomma, sostanzialmente ci sono un sacco più di combo, hanno migliorato il movimento, hanno aggiunto degli attacchi speciali più diversi, diciamo, più personalizzati per ogni personaggio, ma ancora non a livello di Tenkaichi 3. Ci sono ancora un sacco di personaggi che hanno l'impeto ad alta velocità. Allora, io direi di finirla di fare figure del cacchio. Siamo alla super mossa finale, che è un pochino anticipata. Ma guarda, sto maledetto, mi ha schivato tutto. Dai, sono un po' arrugginito su Tenkaichi 2, non so perché mi... Di base è lo stesso gameplay del 3, ma con meno cose, eppure non so, mi sento strano. Ok dai, abbiamo quasi finito. Ecco qua, bel modo di chiudere un combattimento. Poi arriviamo alla schermata in cui ci viene data l'esperienza, eventuali oggetti premio. Ecco che mi ha dato velocità più 2. A qualcuno la dovrò mettere la velocità, così per vedere se cambia qualcosa. Poi c'è il negozio, ma adesso non ci voglio andare, ci andiamo dopo. Oh, Capitale Sud, qui se non mi sbaglio ci dovrebbe essere Taipei. E sarà lì tipo per tutta l'avventura, anche nella saga di Majin Buu. Ah no, c'è Tenzing. E un'altra sfera del drago che noi andiamo a prendere. Non so se sono casuali le sfere del drago che si trovano negli scenari, anche perché poi possiamo trovare le sfere del drago nella battaglia.
quindi poi andrebbe un po' a sminchiare il tutto. Però diciamo, forse per essere il primo scenario, magari si trovano sempre lì. Se vince contro uno sfidante che era imbattibile in combattimento, succederà qualcosa. Io da piccolo pensavo, ma dopo chissà cosa vuole dire. Semplicemente poi quando avremo degli obiettivi con dei punti interrogativi come quello che stiamo andando ad affrontare, battendo lo scopo, sbloccheremo un nuovo scenario. Come vi ho già detto, possiamo farla 3 volte questa cosa, quindi non è una meccanica così presente. Qui c'è pure Yamko, c'è proprio tutta la compagnia. Sì, dopo andremo al negozio. Qui non c'è... Oh, c'è un'altra sfera del drago, pure qua. Mamma mia, ma... Sono un bomber. Primo video, già 3 sfere del drago. Però qui sono molto meno utili che su Tenkaichi 1. Perché non ci permettono di sbloccare personaggi. Oh, finalmente possiamo iniziare la storia vera e propria. 5 peaceful years have passed since the epic battle against Piccolo. But now, an evil new menace has cast its shadow over the Earth, the Saiyans. Chi, you're not Kakarot. Who are you? Tell me. So the Green Man thinks he's pretty tough. What? His power is... Can Piccolo withstand this mysterious invader's monstrous onslaught? Per fortuna la personalizzazione l'ho già fatta. E livello 228 addirittura. Ecco, adesso vediamo le condizioni. L'obiettivo è... Boh, non si sa. In pratica possiamo morire e potremo comunque continuare nella storia, ma dobbiamo sconfiggere Radish per sbloccare lo scenario alternativo. Io spero di non avere troppe difficoltà in questa battaglia, visto che livello 228. Allora, come funzionano le combo? Noi in realtà possiamo premere quadrato 4 volte prima di spedire via il nostro avversario. Con il quinto colpo vedete che lo facciamo. E dai, però Radi, ci sto spiegando. E dai. Io poi voglio fare spiegare il nucleo del gameplay avendo messo difficile. Vedete, col quinto colpo il personaggio viene sbalzato via. Quindi possiamo fare 4 combo di base con triangolo. Una per ogni colpo di quadrato che assestiamo al nemico. Ovviamente ogni personaggio ha le proprie combo, tipo... ecco qui. Junior H non è chiai, calcio volante, mossa finale potente e un altro calcio volante. Sì, purtroppo alcune combo si possono ripetere. Ed una cosa che Raging Blast, per esempio, fa meglio, perché se non mi sbaglio in quel gioco ogni colpo di quadrato ha una combo diversa. Invece sia qui che in Tenkaichi 3... ho provato a premere cerchio, ma c'era il cavolo di ostacolo davanti, non ho visto nulla. Ecco, vedete, Radish è equipaggiato con un oggetto particolare, ovvero che gli permette di usare soltanto 2 tacchette per... in questo caso il suo impeto, però poi rimane stordito per un po' di tempo. Ma sta CPU comunque non scherza, io non la ricordavo più scarsa la CPU di Tenkaichi 2. Ah, qui ho sbagliato. Poi, oltre alle combo premendo soltanto triangolo, ce ne sono 2 premendo triangolo su e giù. E quello lo possiamo fare in ogni momento della nostra combo, non è vincolato ad un quadrato in particolare. Qua devo premere cerchi. Ragazzi, che figura del cacchio. No, non va bene, qui si ripete tutto. Però prima vediamo lo scenario. The mighty Piccolo was helpless before this powerful new enemy. There's another large power level. It must be Kakarot. Impossible. Why has this dark stranger come to Earth? Sì, poi dopo ogni combattimento della storia principale ci chiederà di salvare il gioco. Ma adesso devo uscire e affrontare Radish? O forse dovrei farlo in un altro video, non so, perché adesso romperei un attimo il flusso della narrazione. Dai, usiamo Goku per ora, poi pensiamo al resto. Vedete, diventa noioso se in ogni momento dello scenario devo mettere ad andare in ogni singolo luogo giallo. Cioè, un'altra volta mi stessa tanto, gli oggetti Z con abilità prosperano. Equipaggiano molti per diventare più forti. Ah, quindi sono abilità forse quelli. Capacità erano quelli gialli, mi sa. Vabbè, poi
quando andrò nel negozio dovrebbero dirmi il nome esatto. Di là c'era la sfera del drago, qui c'è la capitale del centro, dove Goku sconfisse il grande mago piccolo. C'è un'altra volta Yamcha. Vabbè, grazie, sempre consigli incredibili. Un po' di zeni, gli zeni almeno all'inizio ci serviranno, quindi fanno sempre comodo. Poi c'è sempre il negozio. Oh, qui forse compare per la prima volta Taipei. E ve lo dico, rimarrà in questa capitale sud per la maggior parte della storia. Forse solo in GT non ci sarà più. Ok. Adesso ci ho pensato, ma è sbagliata questa cosa, perché Taipei dovrebbe essere in forma cyborg. Passa qui i tuoi soldi. E da piccolo leggevo, passa qui i tuoi soldi fidati, però vabbè. Oh, sarei dovuto andare prima da Baba. Vabbè, per ora combattiamo senza equipaggiamento. Allora, è strano in effetti che ci abbia fatto caso soltanto adesso. Però sì, Taipei già nel 23° torneo, quindi nella prima serie, compariva in forma cyborg, no? Dopo essere stato colpito dalla sua stessa granata. E dai però. Taipei, tra l'altro, così come il maestro Muten, è uno dei personaggi che non può volare. Vabbè, sono quasi tutti della prima serie, più Mr. Satan e... No, che cavolo dico, Videl può volare. Ok, mi brucia quella sconfitta anche perché c'era il primo combattimento serio e già ho perso. Ora, voglio vedere se posso trovare una sfera del drago, così. Ah, giusto, adesso non mi conviene cercare le sfere perché non ho il radar. Quindi quella è una cosa che dovrò fare dopo aver comprato l'apposito oggetto nel negozio di Baba. Mi fa ridere che... Cioè, il negozio di Baba esiste anche in Dokkan, il Baba Shop. Però sì, in effetti è abbastanza automatico il collegamento fra Baba e un negozio dove comprare oggetti, visto che lei era fissata con i soldi, le preveggenze, come dovrei chiamarle, le visioni. Ok, abbiamo finito. E adesso sblocchiamo due oggetti fusione. Fratello Remita della Gru, campagna commemorativa. E queste ci serviranno per sbloccare Taipei. Insomma, esattamente come si faceva nel primo Budokai Tenkaichi. Ora adesso andiamo al palazzo di Baba. Fa strano pensare che Freezer abbia combattuto qui. Cioè, se penso a quando giocavo a Budokai Tenkaichi, che Super non c'era neanche l'idea, la remota idea di un seguito di Dragon Ball. Persino all'inferno conta solo il denaro. Adesso ce l'hanno a fare tutto il tutorial. Oddio. Mi dispiace saltare i dialoghi. La gente ha doppiato questi personaggi. Grazie mille. Se non mi sbaglio, quando finiremo la saga di Freezer ci darà una tessera che ci permette di cominciare a comprare oggetti più utili. Vabbè, come nella vita. Allora, quello che volevo comprare io era... vedete, non posso in realtà. Non mi ricordo se... Oddio, già ho finito tutti i soldi. Ah no, ok, avevo ragione io. Questo è tipo capacità e questo è supporto. Quindi che cavolo ti dice Mr. Satana, tipo abilità? Questo è radar del drago, però mi servono 200.000 e questo è per la fusione oggetti. Vedete, il drago mirato è l'abilità che usiamo per inseguire il nemico dopo averlo scagliato via. Però adesso non posso comprare nulla. Quindi in realtà è stata inutile questa visita dal negozio, perché non posso comprare lo slot equipaggiamento più 3. E vabbè, Goku dovrà rimanere un attimo sfigato per un po' di tempo. Sì, possiamo, visto che la terra a quanto pare non è piatta. Però magari quello è l'effetto Pac-Man, ragazzi, non si sa. Definitely Kakarot. He looks exactly like his father. Who the heck are you? You mean you don't know? First of all, you are not from this planet. You were born on the planet Vegeta. You are part of the Saiyan race, the strongest warriors in the universe. And I am your brother, Raditz.
You don't listen very well, do you? Perhaps I'll just borrow your son for a while. Stay back! Come any closer and you'll be sorry! Ok, io farò sempre la stessa personalizzazione, anzi, a sto giro voglio mettere la velocità, così, per vedere se poi cambierà effettivamente qualcosa. Ok, fatto, sì, ho sacrificato la difesa per la velocità e purtroppo senza lo slot più 3 non posso dargli ultima abilità, però andiamo così. Oh, in questo caso dobbiamo sopravvivere il più lungo possibile, però possiamo comunque vincere a differenza del primo titolo. E anzi, per riscattarmi dalla pessima figura precedente, adesso lo ucciderò lo stesso, nonostante io debba solo sopravvivere. Diciamo che intelligenza artificiale di Tenkaichi 2, non lo so, mi mette un attimo in difficoltà rispetto a quella del 3, perché è strana. Poi c'hanno ste abilità particolari, tipo, che ne so, Radish, che può usare le abilità con solo due tacchette, che nel 3 di solito non c'erano. Ok, siamo già a 3 barre di vita. Poi vabbè ragazzi, l'HUD è cambiato totalmente. Adesso la salute dei personaggi è divisa in barre di vita. Ogni barra corrisponde a 10.000 danni, come vedete lì. Quando noi facciamo le nostre combo, fare una combo di 10.000 significa togliere una barra praticamente. Ecco, c'è forse pure un'altra abilità che quando para tutto il danno viene ridotto ancora di più. Ok, mi è piaciuta questa mossa con quel piccolo saltino che ho fatto. Queste sono tattiche incredibili, competitive. No vabbè, sto scherzando, è qualcosa di facilissimo. Siamo aumentati di livello. No, he won't get away with this. Well, it seems we have no choice but to fight. Yeah. If the three of us fight together, we can take that guy. Maybe. Don't bother. You need me. Piccolo! A questi tempi comunque era un grosso colpo di scena, eh. Tecnicamente Piccolo era il nemico mortale. Rivederle oggi queste scene, diciamo, fa un po' sorridere. Bene ragazzi, noi ci possiamo fermare qui. Spero che questa prima parte di Tenkaichi 2 vi sia piaciuta. Ci sono state delle sorprese. Giusto volevo precisare che quando ci viene richiesto di sopravvivere fino alla fine del tempo, come vi ho già detto, possiamo comunque sconfiggere l'avversario. In realtà conviene fare così, perché se non sconfiggiamo l'avversario non ci viene data esperienza. Quindi io cercherò sempre di battere il nemico, oltre al fatto che così facciamo prima. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Da Gianchi98 è tutto. Ciao ciao.